Questa che vedete è una città qualsiasi, come ce ne sono tante. Potrebbe essere addirittura la vostra città. Quanti tetti! Le città sono piene di tetti che fanno da coperchio alle miserie, agli affanni, alle gioie della vita quotidiana. Sotto uno di questi tetti si svolge la nostra storia, la storia di un condominio, di un piccolo mondo che riproduce in miniatura le passioni, i problemi, i contrasti che agitano tutti noi. Ecco, questo è il nostro condominio. 10 appartamenti, 10 famiglie che hanno realizzato la prima, la più naturale delle aspirazioni, quella cioè di avere una casa propria. Quanto è bella la vita, quanto è bello l'amore, non t'arrabbiare. Vedete quell'ometto? È il cavalier Terzetti, gelosissimo della sua casa, vive nel continuo terrore che qualche ladro possa svaligiargliela. Qui invece abita la signorina Luisa, Lulu per gli amici. Per lei la vita è facile, a quest'ora dorme profondamente. Mentre in casa del ragionier Turri, la signora Animo Gentile si occupa dei suoi fiori. Guardandola è facile capire perché il ragionier Turri non abbia che un'idea fissa, quella delle belle donne. In ogni appartamento c'è una donna di servizio, pardon, una lavoratrice di casa privata. Solo la contessa Tucci, una fanatica della canasta, trova più chic avere un uomo di servizio. C'è chi lavora cantando allegramente e chi da quel canto è profondamente disturbato. Quanto è bella la vita, quanto è bello l'amore. Signorina, dica al portiere di far smettere subito questo baccano. L'ho già avvertito, dottore. Beh, glielo ridica ancora e gli dica anche che questa sera alle 7:15 venga su da me. Cercherò di ricordargli quali sono i suoi doveri. Va bene, dottore. Da fastidio anche lei questo canto sguaiato, no? No, no, mi dà fastidio il trapano. Apra la bocca. Stia fermo. Stia fermo. Non gli faccio niente di male. Così. Fermo, fermo, fermo. Per me possono mandare a chiamare una lavandaia. Io alla mattina alle 5 non vado in fontana a lavare, basta. E perché di galera me la dà così presto? Io non mi alzo, non mi alzo. Ma non è che volevo sentire cantare Marietta, che mi importa a me, perché dà fastidio. Avete capito? È che... Ma se non l'era sentito, come l'ha fatto? Ma non dà fastidio a me, dà fastidio all'amministratore. E allora lo poteva dire lui, smetti. Ma lui passa gli ordini a me. Ma noi abbiamo ragione di protestare. Ma sì, ma protestate, ma non dovete protestare così, in questa maniera. Ve lo dico io, non dovete protestare. Allora, sono Augusto, voi siete d'accordo con noi? Ma io non sono d'accordo con nessuno, io seguo gli ordini e basta. L'ordine nuovo è questo. Da lunedì, che sarebbe dopodomani, nella fontana ci si può entrare a lavare soltanto dalle 5 alle 8 della mattina. Perciò se volete lavare, balzate presto. Ma che dici, questa non la capisco, quando parla? Silenzio, che non facciamo il comizio! Ma magno il cappello! Se volete protestare, dovete farlo per via gerarchica. Dovete rivolgervi ai vostri padroni. I vostri padroni scrivono una petizione. Una petizione, sapete che è come fare il segalavoro? La petizione va dall'amministratore, l'amministratore la legge, l'accoglie, lo sotto, affari vostri. Sì, chissà che gli importa il padrone, ma mi piacciono loro. E perché non glielo dite voi l'amministratore? A chi? Io non posso aprire bocca, apro bocca solo per mangiare. Quello che non è proibito è averci un grugnetto come quello che c'è nel padre, cammina, su! Hai sentito però? Proprio non ho sentito. E tu nemmeno te sei mosso, eh? E che dovevo fare, Augusto? No, dico, quelle potevano pure ammazzarmi, non è che tu hai sentito il dovere di... Prima di tutto non ti hanno ammazzato, Augusto, e poi se ti ammazzavano che io non venivo. Sì. E poi che c'entra, Augusto? Tu sei tu il portiere, abba pazienza, io sono un amico che gentilmente ti vengo a fare visita. E io sono il portiere che gentilmente ti ospita. E io gentilmente mi lascio ospitare. Sì. E tu gentilmente mi fai la gentilezza che i francobolli li lasci stare, hai capito? Perché queste sono le lettere degli inquilini. Ah, ma perché pure gli inquilini fanno collezione di francobolli? Insomma, la roba degli altri non si deve toccare, lo vuoi capire? Sempre che la roba degli altri non va toccata? E se lo sarà l'amministratore mi caccia via, che figurati, già mi ha convocato alle 7:15. E perché alle 7:15? Perché alle 7 chiudo il gabinetto e alle 7:15 c'è la riunione dei condomini. Ma dimmi un po' una cosa, oggi ne abbiamo 24. 24, sì. E è sabato. È sabato. E perché lì è domenica? Sarà un errore di stampa. Ah, sì, eh? Ah, è un errore di stampa. Senti, tu la devi finire, fatti i sigaretti con i foglietti del calendario, hai capito? Sai che è carta fina, hai capito? Ma è carta fina, te sei fumato un mese e mezzo. Va bene che fa, no, no, non fa la faccia cattiva, allo spirito, dai, facciamo.
Dì, ma l'ho finita di andare a faccia sto fumo puzzolente. Fumo puzzolente? Arbacco, questo è tabacco internazionale. Sì, lo so, cicche miste. Io torno tardi, mi raccomando, tieni le occhi aperte. Tranquillo, cavaliere. C'è da stare poco tranquilli, caro mio. Ci sono tanti ladri e tanti imbroglioni in giro. Senta bello! Ha ragione che ci sono tanti ladri e tanti imbroglioni. Ma perché io non li conto, ragazzi? Che cosa fare? Ho preso tutti i sedili, tutti gli origli. Ho preso io, dai, alza. Così? Sì. Ma così, scusi. Tu giochi bene, sai, tu giochi bene, ma sei un po' distratto. Augusto, hai detto che parte il treno per Lecce? Sì, vedo subito. Dunque, pagina, non tocca le carte. Tocco le carte, stavano qui. 28, Lecce. 7:40. Bene, ho ancora tempo, grazie. Sette bello. Ma tipo, ma appena giro l'occhio tutto mi sembra il sette bello. Augusto, l'ho girato l'occhio. È tutto qua. Ma quello dove va? Quello tutte le domeniche va a fare una conferenza. Ah, gioca. Parte il sabato e torna a lunedì. E non toccare la roba che non ti appartiene. La vuoi sapere? Mamma mia, come se fosse roba tua. Ma non è questione roba mia, la roba dell'altro non va toccata. Ma che il sette bello. Avanti. No. Buonasera, Augusto. Buonasera, signorina. Augusto, guardi, stasera dovrebbe venire un signore a ritirare questo pacchetto. Ah, benissimo. Mi raccomando. Sì, 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 tranquillo. Dai qua, che ti... è un amico. Buonasera. Buonasera. Che ti interessa di sapere cosa contiene? Di, ma questo che dici? Questa signorina Luisa ci sta? Sono donne, caro Donino. Ah, che bella invenzione. Signor Augusto, mi riprendo il mio pacchetto. Sì, 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 sì. Beh, non tocco. Ma chi l'aperto, Cesina? Perché era chiuso. Era chiuso. Vabbè, e non ne sa niente. Che ne so, è responsabilità del portiere. Sì, e poi se la pigliano con me. Ma che lo sa, io scatto. Sì. No. Sente bello. Non c'è che la figura. Buonasera, signora. Buonasera, avvocato. Oh, grazie. Senti un po', c'è un giornale della sera? No. Volevo vedere gli spettacoli, se c'era qualcosa di interessante. Stasera non esco. Ecco bene, allora vuol dire che ci annoieremo a casa, eh? Avvocato, perché non va alla riunione? Quale riunione? Alla riunione dei condomini. Ma veramente non ci sono mai stato. Ma però potrebbe essere un'idea. Che ora è? Alle 7:15. Sono già le 7:10, però. Ah, cioè, beh, 7:10. Oh! Già sono le 7:10, dammi il cappello che devo andare su. Tieni, senti una cosa, guardami a me, senti una cosa, ti lascio solo, fai buona guardia, no, non mi fa passare qualche guaia, capito? Ma qui il solitario non riesce, è un brutto segno. Ah sì, succede una disgrazia. Certamente. Speriamo. Ma no, la disgrazia succede a te, non a me. E il solitario mica lo sto facendo per me, lo sto facendo per te, portiere. Augusto. Buonasera, signore. Volete accomodarvi? Grazie. Prima di iniziare la seduta io intendo rivolgere un severo ammonimento al nostro portiere. Io sono d'accordo. Bene, bene. Senza disciplina non c'è ordine. Sicuro. Scusi, dottore, c'è Augusto. Ah, benissimo, fallo passare. Grazie. Buonasera, dottore. Buonasera. Sera. Buonasera, generale. Io penso che voi già sappiate perché vi ho fatto chiamare. No. Quando la radio trasmette le canzoni, io la spengo. E stamattina ho dovuto ascoltare un intero programma cantato da una donna di servizio. Ma sa, dottore, è difficile far star zitte le donne di servizio, mica come spegnere la radio, quelle non hanno la manopola. E quegli schiamazzi poi che ho sentito? Ah, protestavano per il nuovo orario della fontana. Ma nessuno ha il diritto di protestare quando una decisione è presa dall'assemblea dei condomini. E voi dovete impedire quelle donne sia di protestare che di cantare. Ma io... Voi dovete ricordare meglio quali sono i doveri di un portiere. Ieri mattina su al secondo piano per terra c'erano 10 pezzi di carta, 10. Sono passato nel pomeriggio, c'erano ancora tutte 10. Vabbè, si vede che qui ci abitano tutte persone oneste e non tocca niente a nessuno. Io le scale le voglio sempre pulite. Beh, insomma, così non si può andare avanti. Ma voi dimenticate troppo spesso che l'ordine e la disciplina sono il fondamento, la base indispensabile alla vita di una comunità. Sì, no, mi spiego? E come? Ecco, io vi ho chiamato per avvisarvi. Se altri fatti del genere dovessero verificarsi, io sono costretto a sostituirvi. Poi, vi ho già detto 100 volte che questo vostro modo di vestire è assolutamente indecoroso. Io non sono stato mai un tipo elegante, dottore. Io lavoro per... Sì, ma qui non si tratta di eleganza, ma di prestigio. Agli occhi del mondo voi rappresentate me. L'uniforme va portato in modo corretto. Sì, lo so, ma vede, lei che mi ha detto di mettere, ma chi l'aveva mai portata l'uniforme? Malissimo, io l'ho portata sempre e con entusiasmo. Sì, si vede che lei aveva a disposizione... Beh, insomma, basta, quello che dovevo dire ve l'ho detto, adesso andate pure. Scusi. Ah, un momento, ecco qua. Queste sono alcune modifiche al regolamento interno. Ah, sì. Ecco, esponete in portineria e fate in modo che vengano rispettate.
Bene. Cosa state facendo? Non si saluta così. No, dico l'attacco al muro, eh? È naturale. Buonasera, tesoro. Buonasera. Grazie, signorina. Oh, Augusto, come vedi ho seguito il tuo consiglio. Meglio una riunione di condomini che il brontolio di mia moglie. Cos'è, sono in ritardo? No, non c'è nessuno, va bene che qui non c'è mai nessuno. Buonasera, avvocato. Buonasera, dottore. Lei ha bisogno di me? Ma... Purtroppo io non ricevo più cliente a quest'ora. C'è una piccola riunione di inquilini, le solite sciocchezze amministrative che a lei non interessano affatto. Ma veramente io sono qui proprio per la riunione, sa. Come lei alla riunione? Sì, per la verità non ci pensavo nemmeno. È stato Augusto. Parlando con lui mi ha detto, ma perché non va su alla riunione? E allora dal momento che non avevo di meglio da fare... Ah, è stato Augusto, eh? No, avvocato, si sbaglia. Guardi, come ho detto, perché non va, avvocato, a vedere la riunione di pugilato? Ma che pugilato? Mi hai detto la riunione dei condomini. Ma è bravo, Augusto, perché tu ti interessi di... Di boxi, ero boxi, vedi, sono stato schiacciato. Ho detto all'avvocato... Ho capito, ho capito. Allora in questo caso si accomoda, avvocato. In fondo è un suo diritto. Prego. No, perché sabato all'Audaci, che il finale di... Prego, avvocato, si accomodi. Grazie, la presenza di un legale è sempre utile nelle assemblee. Per carità, io sono laureato in legge ma non esercito. Io odio le cause. Sì, io faccio il segretario generale degli ospedali riuniti e quindi di questioni di condominio non capisco assolutamente niente. Allora possiamo procedere. Procediamo pure. Ah, senta, dottore, se non sbaglio, mi pare che un'assemblea, per essere valida, dovrebbe riunire almeno 2/3 dei convocati, no? Giustissimo. Infatti i condomini sono 10. Qua siamo 4 presenti, io ho 5 deleghe, le vuol vedere? No, ci mancherebbe altro. 5 e 4, 9. I 2/3 sono largamente superati. Sì, così. Allora, possiamo procedere? Sì. Dunque, nella seduta odierna sono state approvate le seguenti deliberazioni dalla maggioranza dei condomini. A. Articolo aggiunto al regolamento della portineria. B. Riconferma della carica di amministratore nella persona del sottoscritto. Lei non ha nulla in contrario, avvocato, vero? Perfettamente d'accordo. Domando la parola. Più tardi. C. Decisione di rendere esecutiva la sentenza passata in giudicato a carico della condomina Anna Maria Ferrini, debitrice verso questa amministrazione di 415.000 lire. Non abbiamo pensato di rivolgersi a lei, avvocato, per questo procedimento legale. Oh, avete fatto benissimo. Scusi, dottore, il signore aveva chiesto la parola. Più tardi. Ma perché non gli vuol dare la parola? Tanto più che dopo vorrei averla anch'io. E allora parli il signor Umberti. Sappiamo già quello che vuol dire. Propongo un voto di plauso al nostro valente amministratore. Ringrazio il signor Umberti. Allora la seduta è tolta. Scusi, dottore, ma io avevo chiesto la parola. Ah, sì, è vero, mi perdoni. La parola all'avvocato Sassi. Dunque, come ho già detto prima... Io di questioni di condominio non capisco assolutamente niente. Ma qui però io sento parlare di cause, di sentenze passate in giudicato. Ebbene? Ma dico, i condomini sono stati avvisati? Hanno dato la loro approvazione a questa causa? Certamente. Chiedo scusa, ma è la prima volta che ne sento parlare. Cioè, permette, dottore, vedo che lei ha qui il libro del regolamento e voglio vedere perché ci deve essere un articolo proprio... Deve essere qui, vede, generale, è necessario che tutti i condomini preventivamente informati diano la loro esplicita approvazione. Ma io mando decine di circolari che nessuno legge. Beh, mi assicuro che d'ora in avanti le leggerò e sarà un vero piacere per me. Va bene, allora, d'accordo. Vuol dire che invierò una nuova circolare e fisserò una nuova seduta per, dunque, domani e domenica, diciamo dopodomani, lunedì, va bene? Ma non può. Come non posso? Ci vogliono 5 giorni intieri e liberi fra una convocazione e l'altra. Più che giusto. Del resto io sono il primo a rispettare la legalità. Allora diciamo fra 8 giorni. Sabato, le sta bene? Benissimo. E la prego, dottore, non me ne voglio. Oh, anzi, io la ringrazio. Del resto noi non siamo qui per divertirci, ma lavoriamo per il bene della comunità. Niente, non riesce. Augusto, mi dispiace, ma è la terza volta che faccio i solitari. Ma lascia qua, non ti preoccupare. Non riesce, mi preoccupo perché è una disgrazia sicura. Ma comunque stai tranquillo, se ti capita una disgrazia, io prendo il tuo posto. Ecco. Che fai? Che fai? Lascia stare. Però, siccome il posto è mio, adesso mi fa il piacere di alzi e te ne vai. Perché? Perché devo sedere io qui, hai capito? Ah, tu ti siedi qui? Qui? No, qui, io mi devo sedere dove stai seduto te. Avanti, ecco qua, via. Siamo tutti. Tanto che ci mettiamo seduti in due su, esci. Prendi la sedia, via. Ecco, prendi la sedia.
Sei cattivo, mamma mia, che quale è cattivo? Facciamo la coppia dei portieri, così tutte e due. È meglio, così il palazzo è più sicuro. Io sto seduto in pizzo come un intruso, ecco, manco c'è capo. È meglio, perché se qualcuno ha bisogno di qualche cosa, tu subito esci e fai quello che devi fare. E io resto a guardia. Ti piace? Avanti, lasciate. Sì, te la sposeresti. Questa roba della signorina Luisa. Sì, ma te la sposeresti. A chi? La signorina Luisa. Ah, no, a questa. A chi la conosce? Questa l'americana mi sposa a me. Io me la sposerei. Eh sì, chi la aspetta a te? Non si sa mai. I casi della vita. No, lascia stare, lascia stare. Come le sigarette svizzere. No, quella è roba della censura. Apri, apri. Apri, apri. Prendi quello che vedi. Cos'è? Bottone. No, quello è un gettone. Come ce l'occhiello? Vabbè, adesso, ma tu ci togli l'occhiello, quello diventa gettone. Fai così. Ha lo stesso peso del gettone. Sai che io spesso vado in terrazza a prendere aria, no? Ci metto uno di quello, l'ascensore sale. Ma dimmi poi una cosa, tu vai a prendere l'aria in terrazza? La disgrazia mia del solitario sarebbe che io vado a pigliare l'aria in carcere. Perché vai a pigliare l'aria in carcere? Perché sì, perché dopo se l'amministratore mi ha sapere la cosa. L'amministratore, ma fai il piacere, ma questo amministratore. No, dico questo amministratore. Ma non dare come e chi te ne dare come gli altri? Fai così? Oh, ma quando parli dell'amministratore che quello ti ripristina questa abitudine del gettone, ma fai il piacere, disgraziato. Lascia fare la roba dove sta, al posto. Ma mi fa venire nervi. Gli inquilini non dicono niente, tu te stai a preoccupare. Io sì, io vorrei sapere che interessa a questo amministratore. Lascia fare la roba. E leva ste carte, l'amministratore ci avrà l'interesse suo. Che ti interessa a te di sapere l'interesse dell'amministratore? Parlo fittatore. Qui c'è il nuovo ordine del giorno. Cos'è? La pappardella di niente, ma quando attacca al muro tutto all'inquilino. Attacca al muro all'inquilino. Oh, ma che sei? Ma che tocco al muro all'inquilino? Ma perché? Ma fai così? Ti fa male la testa? Che hai? Augusto! Oddio. Gli occhi! Augusto! Ma quale occhi? Te vuoi star zitto? Oh, tu mi fai venire allora tu non c'hai gli occhi, tu non c'hai gli occhi. Oh, madonna, io l'occhi. Mi fai venire il dolore allo stomaco con la tua stupidaggine di zia. Lascia fa, questi sono l'ordine del giorno. No, è carta fine, è più fine del calendario. Senti, Donino. Stai zitto, senta un'automobile. Vai, fai quello che devi fare, vai, portiere, vai. Facciamo le mani, ragioniere. Buonasera, Augusto. Buonasera, c'è stata la riunione stasera. Come mai non c'è andato lei? Che cosa ci vado a fare? Ci fosse qualche bella ragazza. Ho capito. A me le femmine mi piacciono, non le riunioni. Sì, lo so. Buonasera. Come è andata? Grazie ad ogni modo del consiglio, perché c'era veramente da divertirsi. Ah, sì. E forse anche da far del bene a qualcuno. Ah, sì, Senti un po', tu hai occasione di vedere questa signorina Ferrina. Di solito rientra tardino, dico, ma se è un caso urgente, l'aspetto. Insomma, non è proprio urgentissimo, ma sarebbe meglio non perdere tempo, perché di sure stanno preparando un certo scherzetto che potrebbe costarle caro. Ma che si tratta del debito? Come lo sai? Io sono portiere. Allora avvertila di stare attenta. Senta, avvocato, non è meglio che ci parla lei e gli spiega? Vabbè, se non rientra tanto tardi, chiamami. Beh, appena arriva io... Grazie, avvocato. Niente, arrivederci. Augusto, ma sai che questo amministratore è un bel tipo? Ma pensa, ma senti un po' che cosa scrive. Leggi. Ma cosa da parte? È proibito a chi sia soffermarsi in guardiola e parlare col portiere. Tu non lo capisci che vuol dire? Beh, non dico, non lo sai chi è chi sia. Chi? Sei te. Ecco. E quello non vuole che stai qui. Ah, sì? Sì, perché quello avrà saputo che tu ti trattieni sempre qui in guardiola e non vuole. Ma come, io lo saluto. Io lo saluto, io lo rispetto e quello mi chiama chi che sia. Ma figliolo mio. Di papà, di. Come papà? Sì. Figliolo. Vabbè, figliolo per modo di dire, dico figliolo mio. Per modo di dire, papà. Dunque. Figliolo mio, quello proibisce tutto, hai capito? Oh. È proibito che tu stai qui. Ah sì? Allora sai che c'è di nuovo? Sì. Se ti succede qualche disgrazia io qui non ci resto come portiere. Senti, questa disgrazia speriamo che succeda, ecco, magari all'amministratore o a te. No, a lui o a te? Beh, a tutte e due allora. A tutte e due voi? No, a tutte e due, no, a tutte e due. A tutte e due voi. Buonasera, sono Augusto. Buonasera. Gli ha detto niente Anna Maria? No, non mi ha detto niente. Senti, tu la vai a prendere stasera? Dille che quando rientra, anche se rientra tardi, mi chiamasse che gli devo parlare. Ma che è successo? Qualcosa? No, roba del condominio, sai. Ah, meno male, niente di grave. Perché c'è una faccia di disgrazia grave? No. Augusto, buonasera, signor commendatore. Augusto, vi ho detto tante volte che non desidero che il fornitore e gli autisti si fermino in portineria. Sì, no, mi stavano mandando l'informazione. Non lo so, buonasera.
Non è un fornitore. Lo so benissimo io chi è quello. Io non lo so. E so pure che la portineria è fatta per il portiere, per lui solo. Invece è diventato un salotto, un rifugio di fannulloni. Voi sapete bene di chi intendo parlare. Ma vede, signor commendatore, io, diciamo così, un portiere ha diritto di ricevere la visita di un parente. Quello è un parente povero, lei non ha parenti poveri, non lo sa. Commendatore, quello è un parente povero, è un parente mio, che devo... Non è possibile, non vi assomigliate affatto. Beh, vabbè, perché mi sono scorciato i baffi. Perché se io mi allungo i baffi, che li tengo lunghi come lui, ci somiglio anche a lei un pochino, se me ne faccio, vabbè, i suoi sono belli, con dovuto rispetto. È finita. Non vedo l'ora di mettermi seduta. È già arrivato Carlo? Sì, è di fuori che mi aspetta. Signorina, per favore, mi favorisco un caffè. Servi tu, io me ne vado. Va bene. Ristretto, eh? Dove vuoi che andiamo? Dove ti pare, io bisogno stare almeno 10 minuti senza poggiare i piedi per terra. Sapessi che vuol dire stare 8 ore in piedi con i clienti che ti fanno sempre lo stesso discorso e tu che devi sorridere. Sarei tanto contento se tu non ci andassi. Con tutta quella gente non sono mica geloso, ma mi dà fastidio. E io chissà che pagherei per potermene stare beh, a casa. Beh, ora non ci pensiamo. Domani andiamo a sciare e vedrai come ci divertiremo. Ma se tu sei stanca ti accompagno a casa. No, portami a fare un giretto, sii buono. Ah, a proposito, ha detto il signor Augusto che stasera ha bisogno di vederti. Non so, questione di condominio. Ha detto proprio così? Sì, perché? Beh, allora portami a casa. Ma non è uguale se li parli domani? No, no, stasera, perché poi domani andiamo fuori, allora. Va bene. Ha detto di chiamarlo, anche se il portone fosse chiuso. Va bene, lo chiamerò. Vuoi che venga anch'io? No, meglio di no. In fondo, anche se dovessi venire a casa tua, non c'è niente di male. Sì, lo so, ma poi la gente comincia a chiacchierare e a me non mi va. Va bene. E allora passerò domani mattina alle 6, così per le 8 siamo già sulla neve. Cercherò di essere puntuale. Ciao. Ciao. Ti vuole. Ah, benissimo. Deve essere una qualche chiamata da parte dell'ufficio. E che c'entra il portiere con l'ufficio? Beh, sai com'è, i portieri adesso entrano sempre dappertutto. Un minuto solo, Sì, vabbè, Augusto, cos'è, interno 6, no? Sì, vengo. Che cosa fai lì? Sparecchia. Sì, sì. Scusa, io devo andare un minuto. Gli ospedali riuniti adesso sono all'interno 6. No, non è proprio una questione d'ufficio, ma quasi. Ad ogni modo un minuto e torno subito, Sei nervosa, signor? Beh? Le porto la camomilla? Sì, portami la camomilla. Oh, grazie, avvocato, per sicurarti. Molto gentile. Ah, bello questo appartamento. Sì, Anna Maria lo tiene molto bene. Ah, Anna, l'avvocato è stato così gentile di venire, che vi conoscete, no? Beh, insomma, ci siamo incontrati qualche volta per le scale. No, piacere mio. Io stavo ammirando la sua casa. Complimenti, molto bene. Io la ringrazio infinitamente, avvocato. Spero solo di poterla conservare. Ecco, a questo proposito, io sono stato alla riunione del condominio. Ma perché lei non è venuta? Ma io non posso muovermi, ho il mio lavoro. Sì, capisco, capisco, ma però la situazione, creda, è piuttosto grave. Perché, insomma, l'amministratore sembra deciso a rendere esecutiva la sentenza contro di lei.
Avvocato, senta, poi ci sarebbe dell'altra roba, ma è inutile parlarne perché riguarda me, ma lei bisogna che intervenga perché bisogna salvarla questa ragazza. Sì, io che faccio? Cara, c'è poco da fare, qui bisogna pagare il debito. Senta un po', signorina, da quanto tempo lei ha questo appartamento? Da circa 2 anni, da quando è morta la signora. Sì, sarà 2 anni. Sì, ricordo, ricordo. E la signora cos'era? È morta, poveraccia. Sì, ma dico, era sua parente? No. No, veramente io ero la sua cameriera. Beh, cameriera, insomma, no, siccome l'ha adottata come una figlia, l'ha tirata su con lei. Però io domando e dico, come ha fatto lei ad arrivare a 415.000 lire di debito con il condominio? Beh, io veramente non lo so, avvocato. Già, per l'amministratore, ogni tanto ordina i lavori. Vabbè, sa, sì, lo so, ma sai, la riparazione sul terrazzo, l'ascensore che si guasta e poi c'è l'affare dell'impianto della trinfana. Avvocato, posso offrirle qualcosa? Gradisce un caffè? No, non si disturbi, signorina. No, qualche cosa deve gradirla. Il caffè no, stai tutti i giorni in mezzo al caffè, offriamo, non so. Un liquore, ragazzi? Un liquore, questo. No, oh, quella no, Augusto, è acqua colorata. Questo, la signora diceva che era molto buono, ma io non riesco ad aprirlo. L'apro io. A un brindisi bisogna farlo, di buon augurio. Permesso, un momento. Prego. Una brava ragazza, poi non ha conoscenze, capito? Io la conosco da quando era alta così. Questi tappi smerigliati, è difficile. Come si può fare? Beh, ci vorrebbe dello spago. Per stracciare l'amministratore, dica la verità. No, per aprire la bottiglia. Ah, beh, lo spago lo troviamo in cucina, no? Dico per la ragazza, bisogna... Capisci? Accendiamo. Prima lei, avvocato, si accomoda. Ecco, tenga la bottiglia. Io vedo che posso trovare questo spago, ma deve essere lungo, grosso. No! Così, come sia. Anna Maria, c'hai un pezzo di spago? Sì, ma ritornate. Ah, sì. Qui ci sono i cucchiai. Ecco. Benissimo, benissimo. Ecco, questo va bene? Benone. E come si mette? Si mette così. E che e si poi, fa? E poi si tira. Come, così? Ecco così. Ah, è carino, mi ricorda quando ero un bambino. Siga, siga, marzo, dita, la maglionte e la salsiccia. E chi si può fare? Niente, la signorina deve pagare il debito. E come fa? Quella non c'ha conoscenze. Pensi, l'unica persona che conosce è il fidanzato, ma quello pure c'ha la... guadagna poco. Vabbè, ma insomma, questi soldi bisogna procurarseli. In che modo? Beh, con un prestito, no? Con un prestito. Siete riusciti? A momenti, sì, a quasi. Momenti. Come fa? Lei non potrebbe prestare. Io? Ci mancherebbe no. Mia moglie, la sentiresti. Beh, insomma, una banca. Ecco qua. Ma lei non ecco, ci abbiamo lì. Sì, sì. Ma non ci abita lei qui sopra, avvocato? Che c'ha i muratori? No, no, è mia moglie. È sua moglie che fa i lavori, ho capito. Sì. Va bene. Allora il bicchierino non... Signorina, no, grazie. Io le faccio tanti tanti auguri e vedrà che in un modo o nell'altro lei riuscirà a cavarsela. Vabbè, ma ne riparliamo, dico quando... Sì, ne parliamo. Comunque, grazie tanto, avvocato, di essere stato così gentile. Lascia la miseria, la moglie gli puscia, vogliamo, e deve scappare come un cagnolino. Oh, Augusto, io sono così avvilita che non hai idea. Sto avvilito. Certe volte mi prende la tentazione di vendere tutto. Ma che sei manca? Anche l'altro giorno è venuto un tale che mi ha offerto 3 milioni. Ma per carità, non disturbidaggine, 3 milioni, questa vale perlomeno 6. E poi non puoi, l'hai promesso il punto di morte alla signora, non devi. Questa è l'unica cosa che mi trattiene. Ora, signora, era così affezionata a questa casa. Anch'io lo sono, quando penso alla mia situazione. Beh, ma non te lamentare, è che c'è gente che c'ha veramente dei guai e non c'ha casa. Quindi, poi per nessuna ragione. Anche per non dare soddisfazione a quel all'amministratore, capisci? Poi abbiamo l'avvocato, adesso perché l'ha chiamato la moglie, ma insomma, ti dirò che mi ha fatto venire una mezza idea. Quale? Adesso non te la posso dire, ma insomma... Allora io domani non vado più via. No, tu puoi andare, perché di questo se ne parla lunedì. Carlo mi voleva portare a sciare. Faccio. Diverti, non sta a video, te devi divertire. Vedrai che si risolve tutto, però sta attenta, che è più facile trovare uno che presti i soldi che uno che presti... La gamba, capito? Facile solo, io non ho voglia. Si può sapere che ti prende? Niente, non ho voglia.
Possibile che non hai niente. Durante il viaggio non hai detto una parola, adesso continui a tenermi il muso. Non avevo voglia di parlare. Ti senti poco bene? No, sto benissimo, ti assicuro. Allora qualcosa c'è, se c'è devi dirmela. Carlo, non c'ho niente, non ti devo dire niente. Ah, la signorina ha dei segreti, eh? Perché tu non ce li hai i segreti? No, quando due persone si vogliono bene non hanno segreti. Beh, allora lasciami in pace. Visto che sono di troppo. Accidenti, e i soldi? Eppure io... Se permette glielo posso offrire io? No, no, grazie, non si disturbi. Sa, forse salendo in macchina... In macchina può succedere anche di peggio. Un cognac anche per me. Vuol dire che un'altra volta me lo offrirà. Volentieri, spero solo di poterlo incontrare un'altra volta. Ma noi ci incontriamo spesso, forse vedendomi in questa tenuta. Ah, la signorina dell'ultimo piano. Mi chiami pure Luisa. Cosa vuole, vedendola con i pantaloni è così strano. Ma anche la sua fidanzata qua su porterà i pantaloni, no? Un altro anche per lui. Così gliene avanzo due. Ah, stia tranquilla, li riavrà. Allora, salute e grazie. Mi scusi, signorina, ma devo andare. Arrivederci. Beh, perché te ne sei andata? Perché questa volta avevo paura di essere di troppo io. Non dire delle stupidaggini, avevo dimenticato il portafoglio in macchina, anzi è stata gentile. Sì, anche troppo forse, no? Senti, Anna Maria, è un mese che stiamo progettando di fare questa gita. Adesso che stiamo qui, stiamo sciupando tutto. Sei tu che ti metti a fare la corte alla prima donna che incontri. Io? Capisco che è una bella donna, una donna di classe, mentre Non dire stupidaggini, troppo ce ne vogliono di quelle per farne una come te. Non per la grandezza, eh? Allora non ti piace la signorina Luisa? Ti assicuro che non mi piace. Però? Però che cosa? Però capisco come ad altri possa anche piacere. Beh, io ti avverto di non dimenticarti più il portafoglio in macchina. Altrimenti mi dimenticherò di volerti bene. No, adesso non ricominciamo. Talloni. Cognamillo. Cognamillo. Qua. Antonio Scognamillo. Antonio Scognamillo. Chi io conosci? Sono io, chi è? Antonio. E che sei? Sant'Antonio. Antonio, come da Torino. Ah, Torino. Ebbene, fai scrivere qui. Già, visto che sto sempre qua. Ma tipo, quando è che vieni proprio a dormire qui? Dimmi la verità. Quante te ne vai tu? Quanto è bella la vita! Mi dai per favore la chiave del terrazzo, sono Augusto? Sì, quanto è bello campare se tu non canti, hai capito? Perché l'amministratore me la piglia con me. Perciò, silenzio. Dove? La chiave del terrazzo. Quando sai la chiave del terrazzo? Stava qua. Hai visto la chiave del terrazzo? No. Stava qui, a chi? Aspetta, guarda se è questa. È questa? E questa sì, portami pure la chiave del terrazzo. Perché... No, siccome questa apre pure il portone di casa mia, allora ieri sera, sai, avevo dimenticato. Chi è che ho la chiave del terrazzo? Come sta il signor Valacici? Come deve stare? Quello sta meglio di noi. Già è uscito. Sul balcone? Sul balcone, certo. Si è vestito, ha salutato tutti, ha preso il bastone e se n'è andato sul balcone. Ah, perché prima di uscire sul balcone saluta tutti. Sì, sì, proprio come se andasse a fare una bella gita. Io devo portare il giornale. Quindi porti il giornale, fai tu. Lo volevo leggere. Ma che leggi? Ma che leggi? Quello è pazzo, che capisci? Sì, sì. Ragioniere. Dimmi. Ragioniere, senta, io volevo chiederle una cortesia. Dimmi. Siccome ci sarebbe una persona che sta passando un guaio e così io vorrei aiutarla, ho pensato di rivolgermi a lei. Un momento, chi è che la dovrebbe aiutare, tu o io? Io, ma insomma io l'aiuto chiedendo aiuto a lei. Lei è direttore di una banca, vero? Sì, dirigo la filiale di una banca. Beh, vabbè, è una banchetta, ma insomma dico i soldi ci sono. Fate prestiti. Beh, io ho molta fretta, vieni più tardi in agenzia. Se posso fare qualche cosa, ben volentieri. Vabbè, io fra poco vengo là. Signor Valentini? Un giornale. Grazie,
Grazie. Lo sai che oggi è il mio compleanno? Ah, sì? Allora tanti auguri. E quanti anni compie? 9. 9 anni? Beh, veramente ne dimostra qualcuno di più, eh? Oggi fanno 9 anni precisi che non esco di casa. 9 anni che sono ammalato. Ma no, lei non è ammalato. Dia retta a me, signor Valentini, esca. Faccia qualche passeggiata, perché lei sta benissimo. Ma lo dici tu che sto benissimo? E poi perché dovrei passeggiare? Perché dovrei uscire? Per vedere delle strade, degli alberi peggiori di questi. Io le passeggiate le faccio sul mio balcone e mi diverto più qui che altrove. Ecco. Beh, è così. Professore Greggio, ben arrivato. Oh, salve. Beh, com'è andata la conferenza? Ah, non c'è male. Stavolta mi pare che sia stata a Lecce, vedo? Sì. Ma com'è sempre così lontano di queste conferenze? Beh, questo non dipende mica da me, è il centro studi che dispone le località. Perché a me, se lei vedesse qualcuno che ho vicino, mi piacerebbe tanto a sentire. Davvero? Sì, mi piacerebbe. Bravo Augusto. Vedi, la pensassero tutti come te. Invece sai cosa fa la gente oggi? Piuttosto di andare ad una conferenza, va a vedere le gambe delle ballerine. Ma no. Ma sì, che tempi. Ma dica un po', professore, lei che è istruito, ma dica un po', ma il mondo non si sarà guastato per via che buttano queste bombe idrogeniche, queste cose? Niente da fare. No, Non c'è più amore per il sapere. Ciao, Augusto. Professore Grescio. Professor Augusto, avrei bisogno di parlarvi un momento. Ah, beh, a proposito, come mi devi accompagnare in un posto? Monta in macchina che parliamo quanto ci pare dopo. Che? Tonino, senti, io starò via un quarticello. E dove vai? Vado in un posto. Si può sapere dove vai? Beh, insomma, se permetti vado per i cavoletti miei, mi permetterai, mi permetti? Ma te lo permetto, vai, i cavoletti, vai dove vuoi tu. Poi è bene che io resti solo qui, così mi abituo, Augusto. Ah, sì. Oh. Senti, io vorrei sapere tu perché tocchi sempre questo oggetto. Ma allora mi tieni per iniettatore? Sì. Permetti, tocco ferro. Ecco, vuoi sapere? Questo è alluminio. Che tocchi, alluminio? Non vale. Lo vedi? Portiere meschino. Per forza, che tocchi ghisa. È ghisa. Vabbè. Tocco pennino. Tocchi acciaio. Non vale, ammesso che io ero così, sì, sì, sì. Quello che tu credi. Ecco, se per me... Mannaggia! Le ottone, per forza! Ma vai che ti aspettano! Vai, vai! Che ci sono io qua, stai tranquillo, vai! Io ti sostituisco bene. Dove dobbiamo andare? In una banca, qui, a via Rossini. Vai presto. Non c'è il portiere? No, il portiere non c'è, però ci sono io. Che sono il suo sostituto. Che vi serve qualche cosa? No, a me niente, ma sopra dall'avvocato Sassi c'è un tubo dell'acqua che perde. Ah, quanto mi piacciono i tubi che perdono. E perché ti piace lo tubo? Ma non è il tubo che mi piace, piccolina. Perché se il tubo non perde, tu non scendi qua e io non ti vedo, hai capito? Ah, dici davvero? Un momento, sono occupato. Come ti chiami? Che ti importa il nome mio? Margherita? No. Carmelina? No. Ah, mamma mia, mi hai fatto male, come ti chiamo? Lo nome mio non lo so e non lo dico a nessuno. Bella. E non va tanto lo spirito, se lo guardo te lo dico. Ciao, bella. Non c'è nessuno! Pronta? Sto parlando, che devo dire? Parli anche lei, no? Sono il sostituto del portiere, no? Ah, lei è l'amministratore. Io sono di Cassia. Sono di Cassia. Ah, sì, Augusto, Augusto, mi pare che sia andato in un orto. Sì, per prendere i cavoletti. Insomma. Ma cosa sta dicendo? Beh, lui, io gli ho dato il permesso di prendere questi cavoletti. Ecco. Sì, signore, se la merita una lezione, glielo mando subito. Oh. Chi? Io? Cratino. Va bene. Vieni pure, accomodati, Augusto. Grazie. Accomodati. Grazie, la signora. E tu ti sei fidato a lasciare solo la portineria? Sì, no, ci ho lasciato un amico mio, sto tranquillo. Dunque io sarei venuto, ragioniere. Ecco, hai fatto proprio bene a venire. Sì, perché anche io ti devo chiedere un piacere. Ah, sì? Vabbè, allora cominci lei, io qualsiasi cosa. Sì, tu dovresti convincere la signorina, sai, quella che abita all'ultimo piano. Ah, la signorina Luisa, quella che chiamano Lulù. Ecco, precisamente. Ad aprire un conto corrente qui. È tanto tempo che devo dirle qualche cosa e se venisse qui mi sono spiegato, capisci? Come? Non si è spiegato? La questione è che quella cosa che deve dire lei alla signorina Lulù gliela dicano un sacco di persone, ha capito? E tu che ne sai che cosa le devo dire? Ragioniere, sono portiere, se non lo so io, chi lo sa? Piuttosto dovrei chiederle un favore io. Sentiamo. Lei conosce la signorina del secondo piano, quella che abita all'interno 6? Anche tu, Augusto. A chi? Questa è una cosa seria. Allora, dunque, la signorina Ferrini avrebbe bisogno di un prestito da una banca.
e la somma non sarebbe grande per una banca. 415.000 lire. 415.000 lire? Sì. Ma che scherziamo? Ma perché scherziamo? Perché là c'è un appartamento che vale 10 milioni, dico l'appartamento servirebbe come garanzia. Ma caro Augusto, prima di tutto la signorina non è nostra cliente. È chiaro che non è vostra cliente, apposta chiede il prezzo, perché per essere vostra cliente dovrebbe avere il deposito in banca, no? È giusto, ma se uno non ha i soldi la banca come può essere sicura di riprenderli? Vabbè, ma allora la banca che presta i soldi a chi già ce l'ha, chi ce l'ha mica c'ha bisogno di chiedere un prestito. Caro Augusto, l'ordinamento bancario non l'ho mica fatto io. Se poi io posso inoltrare la domanda alla sede centrale. Ah, sì? Sì, verrebbe esaminata dopo circa un mese e poi arriverebbe la risposta. Affermativa. Negativa, ma che scherziamo? Insomma, vi farei perdere del tempo e niente altro. E poi, scusa se mi permetto, ma chi te lo fa fare? No. Perché te ne impicci? Lascia che se la sbigli da sola, sì, mica è tua figlia. Vabbè, comunque la ringrazio ugualmente. Mi dispiace, caro Augusto, ma io non ci posso fare proprio niente. Mi rivolgerò in un'altra banca. Piuttosto, ricordati di quel caserino che ti ho chiesto. Quale? La signorina Luisa, Lulù. Vabbè, ma perché mi dovrei impicciare a Genia? Ma che lei è mio figlio. Beh, in fondo non ci sarebbe niente di strano, no? E fai pure finta che io sia tuo figlio. Bella roba, un padre che aiuta il figlio in certe cose. Ragioniere, dico, ma che scherziamo? Buongiorno, signora. Buongiorno. E suo marito? È in ufficio. Scusi signora, io non ho mai occasione di vedere l'avvocato. Sia gentile, gli dica lei che io sto facendo del tutto per sistemare la faccenda di quella ragazza che mi ha tanto raccomandato. Quale ragazza? La Ferrini, quella dell'interno 6. Suo marito l'ha presa sotto la sua protezione. Ah sì? Beh, non vorrei che interpretasse male. La signorina è molto in difetto con il condominio, ma io cercherò di aiutarla. Naturalmente per fare un piacere a suo marito, perché quella non si merita niente. Gente così in un palazzo per bene, sarebbe meglio non averne. Ma comunque farò del mio meglio. Buongiorno, signore. Buongiorno. Dunque, hai capito qual è il nervosismo d'Anna Maria? C'è bisogno di 415.000 lire. Ma perché non me l'ha detto? Se dicono queste cose ai fidanzati. Io ho 70.000 lire da parte. Prima di tutto sono pochi. Poi niente, non te lo vuol dire. Insomma, poi dice che te l'ho detto io. No, qui non c'è che da fare una cosa. Conosci la signorina Luisa, quella dell'interno 9? Sì, l'ho vista ieri in montagna. Ah, sì? Sì, mi ha offerto anche un cognato. Ci hai parlato, l'ha guardato da capofiedi. Sì. Allora è fatto. Dunque, quella c'ha un amico. Ma... Sì, vabbè, ce l'ha diversa. È quello che paga. Sì, proprio con l'ufficiale, dai soldi a interesse. Ma lo strozzino. Beh, chiamalo come ti pare. Allora perché non glieli chiedete? Ah, sì, se uno non conosce, chiede i soldi, bisognerebbe chiedere a lei. Chiedeteglieli voi. Io sì, ci dovrebbe avere 50 kg di meno e anche 20 anni di ma meno. Io non so come cominciare. Ma figlietto mio, adesso ti spiego io, vedi. Questa è l'ora che lei sta solo a casa, tutte presenti, insomma. Poi quando qualche cosa, ma poi ti spiego bene io quello che ti... Che interno è? 9. Vieni qua, senti, aspetta. Dico, mi raccomando, prima il dovere, col piacere. State tranquillo. Oh, senti il portonino. In questo frattempo mi ha cercato nessuno? Mm. Dico, durante la mia assenza c'è stato nessuno a cercarmi. Che fai? Che c'hai? Lo stronzo? Sì, no. Che c'hai? Boh? Niente. Ma insomma, come te lo devo dire? Che la roba che gli inquilini lasciano in portineria non va toccata. Come te lo devo dire? Augusto, questo che ho comprato io con i miei soldi, hai capito? Qui è tutto degli inquilini qui. Ah, questo l'hai comprato te? No. Mangia, che sono questo l'hai comprato te? Io, dovessi, ti giuro. Mangia, questo fanno bene a... Bello che fare. Va via. Ah, ma allora siete voi? Ma scusate, ma che stiamo facendo? Sabato avete aperto il cestino, adesso vi mangiate pure le prugne. E poi il signor Valentini se la prende con me. Cioè, le mani pulite. Non so come l'hanno fatto portiere. Che ti è ritornato il tuo solito mal di testa? Come? Ah! L'accipite! Pazienza, vorrei però che la mia fidanzata non ne sapesse niente. Ma cosa dice? Noi oramai siamo dei complici. Manterrò il segreto. Anzi, si faccia pure rivedere. Grazie. Non si sa mai. In seguito potrebbe essere più fortunato. Arrivederci. Arrivederci. Anna Maria! Dove vai, Anna Maria? Anna Maria, aspettami!
permesso, permesso. Che ti succede? Non so bene quello che pensi, ma ti assicuro che ti sbagli, non è vero niente. Ti avevo avvertito che la storia del portafoglio poteva andare bene per una volta sola. Adesso però basta. Basta, hai capito? Beh, che hai combinato? Un bel guaio. Sì, quello l'avevo capito, dico che hai combinato su per l'affare dei soldi. Dice che lui è partito per Londra e non sa quando torna. Ma adesso come faccio con Anna Maria? Ah, con Anna Maria? Beh, te vai a prendere un caffè. Magari ne dovrai prendere diversi perché quella prima che si calmi... Va, va. Possegui, avvocato. Caro Augusto, ma hai poi combinato qualcosa per quella ragazza? Ci ho provato, niente da fare. Vedi, avvocato, quando la gente è per bene non gode di nessun credito. È proprio così. Come si può Ed fare? È un vero peccato. Io quasi quasi, vedi? Come vedete, lei ci dovrebbe pensare, perché le garantisco una brava ragazza. Caro Augusto, io non mi impiccio di nessuno. Io penso ai fatti miei e basta. Un caffè. Un altro caffè. Ma perché non cambia? Non posso, siamo fidanzati da 3 anni. Ma io parlavo dei caffè, li faranno male. Ah, beh, poi prenderò un cappuccino. E smettila di tenergli il muso, sennò beve tanti caffè che non dorme più per un mese. E poi non sei mica sicura. Altro che sicura. E questa volta non gliela perdono. Un caffè. Perché non vuoi che ti spieghi? Se ti aspetto, ti lasci poi accompagnare a casa. A casa ci sa andare benissimo anche da sola. Giù. Oh, a proposito, che ore sono? Le otto. Stamattina l'amministratore ha domandato di te, Giove. E beh, me lo dice adesso. Uno mica si può ricordare le cose tutta sera. Ma perché, no? Che altro te devi ricordare? Come quello chiede di me, me lo dice adesso, la sera. Si è arrabbiato. Si è arrabbiato dei cavoletti. Diciamo questi cavoletti. Ma che c'è? I cavoletti che si è andato a perdere. Perché ho detto i cavoletti miei per gli affari miei? Che significa? Insomma, ha detto che appena veniva qua doveva andare subito sopra. Ma che gioca? Ma lo dice adesso? Ma chissà, quello si pensa che sono stato fuori tutto il giorno. Beh, Augusto, sapevo che ti ci arrabbiavo e non te lo dicevo. Ecco. Buonasera, Augusto, c'è niente di nuovo. Aspetta un minuto. Che c'è? Sta zitto, che ne sai, sto qua io. Vieni qua, sì. Guarda, niente da fare, guarda. Se si può aggiustare. Che ti impicci? Posso sapere? Ma che vuoi? Ma vai al posto tu, vai a giocare. Ma che giochi? Io su. Fai il solidario. Senti, ho parlato, ho fatto. Niente. Non potevo combinare niente. Sono sempre disgraziata. Non lo dica, signorina. È lui che è disgraziata. È la sesta volta che faccio il solidario e non riesce. Non mi fai la cortesia, te stai zitto, ti fai l'affare tuo, che questa è una cosa seria. Va bene. Dunque, senti, non te devi disperare. Hai capito? Vedrai che prima di sabato la cosa si aggiusta. Non credo sia facile finché resti al bar. Vabbè, non è necessario che tu resti al bar. Ecco. Io sarei anche disposto a fare la cameriera, ma che cosa risolverei? Niente. Ci vorrebbero anni di lavoro. Vabbè, comunque la casa non bisogna venderla. Casomai si potrebbe affittare. Ma io dove vado? Senti una cosa. Tu hai detto che saresti disposto a fare la cameriera, no? Io sono disposta a tutto pur di uscire da questo pasticcio. E faresti la cameriera affittando la casa? Certo. C'ho un'idea che partiremo oggi. Quelli che vedi. Ma scusa tanto. Parla. 30 giorni conta novembre. Di 28 c'è 28 ce n'è uno. Ce n'è uno. E di 36. No, dico di 36 non ce n'è nessuno, no? Quello c'è. E tu, se non la pianti a fumarti il calendario, sai che faccio io? Che fai? Beh, da domani in poi te compro magari le cartine io. Augusto, fai bene, te lo volevo dire, perché la carta di gennaio è umida. Signorina? Sì, signora. Ma l'appartamento è libero subito? Sì, subito. Allora possiamo visitarlo. Certo. Signorina, per piacere. Sì, vengo, scusi. Prego. Hai visto che statuetta? È autentica, sai? Davvero? Molto bellina. Ah, interessante. Io non credevo, ma è proprio una gran bella casa. E poi è sposta molto bene. Mobili antichi. Di valore. Il bagno è da questa parte. Poi lì c'è la camera da letto. E qui c'è la cucina. Ecco. Ti piace? Sì. E le condizioni, signorina? Beh, ecco, io avrei bisogno di 6 mesi anticipati.
l'ha detto? 6 mesi anticipati. Sei mesi? Io ci rinuncio. Quasi 400.000 lire. E poi mi piace. Hai soffitti troppo bassi. No, e poi questi mobili non sono mica antichi. Ma che antichi? Tallati! Gli annunci economici, 6 mesi anticipati, ma poi la casa è umida, no, mi piace, Beh, come va? Ah, via vai, qui ci si capisce niente. Via vai, Ma dico, dimmi una cosa, ma a casa mia la scambi per un albergo diurno? Perché? Come perché? Ti fai la barba con la mente mia? Io mica me la mangio la mente. Vabbè, ma permetti che la mente le compro per farmi la barba io. Vabbè, ma che me la faccio per me? Me la faccio per te. Sono il tuo sostituto, sei tu che fai bella figura, no? Non capisci niente. Hai avuto una bella idea a mettere l'inserzione sui giornali. Sì, una bella idea. Hai visto quanta gente? Sì, lo so, ma la questione che non ci capisco. E che fa, se ne va? Che ne so, se vede che sono quelli eliminati, speriamo. Ah. Ma vado a vedere, non ti muove. Sì, sì. Augusto, c'hai un po' di acqua di colonia, anche di insomma. Anche di insomma. Siete venuti per la casa? Sì, ma chiedono certe condizioni. 6 mesi anticipati sono troppo. No, non vi preoccupate, quello è un trucco. Quello è un trucco. Voi si è regalato qualche cosa al portiere, per cui tutto si... Al portiere, mica a me, io faccio i suoi interessi. Lui ha una dignità da difendere alla divisa. Questo non è importante, se lei ce lo assicura. Ma sì, l'anticipo è forte. Niente anticipo, parola di portiere, per carità. Io le avrei favoriti molto volentieri, ma ho assolutamente bisogno di quella cifra. Non fa niente. Allora... appena sento di 6 mesi anticipati. Permessa? E dove volete andare? Andiamo via. Ma per carità, ma perché non vi piace la casa? Sì, come? A lei piace, signora, la casa. Allora perché volete dare un dispiacere a vostra moglie? Scusate che io se mi vincio, io sono il portiere. Sono obbligato a mettere a posto certe situazioni. Vogliamo accomodarci un momento, ne parliamo un po'. Ma perché volete rinunciare a una cosa così bella? Avete visto la casa come sì, così? Sì, ma dico, vi siete resi conto della mobilia che c'è? Che ogni pezzo è il suo valore. Sentite questi sapeti, come sono flessibili. Faccia così, signora, faccia così. Sembrano reti metalliche, accomodate. Grazie. Sentite la morbidezza del salotto. Insomma, noi ci avevamo detto alla signorina che l'unico ostacolo è dato dal forte anticipo. Ma per quale motivo? 6 mesi non è un ostacolo. Insomma, in qualsiasi casa voi andate ci vogliono 3 mesi. 2 di deposito e 1 anticipato. Qui sono 6. State 6 mesi senza pagare la pigione, non ci pensate più. Ma potendo, non possiamo, Facciamo 5 mesi, via. Non può essere. Ma insomma, andate in un'altra casa, capitate con un portiere antipatico, io potrei sapere. 4 mesi, via. Senta, più di 3 mesi non possiamo. No, 3 mesi no, è inutile allora. Non potete... Non possiamo. Vabbè, 3 mesi, poi metto a posto io. Poi ci sono le cose più importanti, accomodatevi, non è finito qui. Cani voi non ne avete? Cani? No. No, niente cani, niente cani. Siete soltanto voi due soli. Beh, meglio così, perché sennò i cani cominciano a rovinare i tappeti, i mobili, e poi tanto l'amministratore non lo permetterebbe. Per carità. Dunque, niente cani, e referenze? Non è indispensabile, se la signorina le possiede, bene. Se no, non fai. No, dicevo referenze vostre per dare alla signorina. Nostre? Sì. E quando mai un padrone dà le referenze ad una cameriera? No, ma qui non si tratta che il padrone dà le referenze alla cameriera, ma è l'inquilino che deve dare le referenze alla padrona di casa. Ma noi come padroni siamo abbastanza bravi. Sì, lo metto in dubbio, signore, ma come inquilini? Sì. A me mi sembra che tutto vada bene. Quando attaccate? Come? Dico, quando prendete possesso. Ah, quando entriamo? Sì. Ma per me i signori possono entrare anche subito. No, per noi va meglio dopodomani, Ma subito, dopodomani, quest'altro mese. La casa è vostra, ormai nessuno me la tocca più, la pigione corre da questo momento, quindi mi sembra che ci siamo messi d'accordo, avete visto? Ma noi ne eravamo sicurissimi. Ce l'aveva già garantito quel giovanotto che sta giù in portineria. A quando? Quando siamo saliti. Ci ha detto, non vi preoccupate, c'è tanta gente che lo vuole, ma io lo farò dare a voi. E se l'è meritata la mancia? Perché ha mantenuto la promessa. Ah, perché gli avete dato pure la mancia? Sì, lo ringrazi. No, ma quello merita anche qualche altra cosa. No, io non posso. No, ma quello ci penso io. Come stai? Bene, guarda la stavaliggia, dopo me la piglio, Guarda che non ti posso far salire.
Ah, ma a me non mi serve quello credenziale di ascensore, sai, io vado a piedi, sono un pedone io. Sì, ma io non ti posso far salire manco a piedi. E perché? Che sarebbe questa novità? Sarebbe che l'amministratore ha proibito l'ingresso ai rivenditori. Ah, ma io mica sono rivenditore, io sono un corriere. Ma come io vengo apposta fino a qui dopo questa mia a portare l'uva fresca e tu non mi fai entrare? Ma questa è una cosa ridicolissima. Ma vedi, l'amministratore ha detto agli inquilini che quando vanno l'uva fresca devono andare a comprare quel negozio là incontro. Ah, ma allora stiamo a posto, perché io l'uova che c'ho in quella cesta, proprio lì le compri, in quel negozio lì incontro. Però, un ovetto fresco per te, freddato positivamente dalla gallina, non tu l'hai riusciuto. Ma che sei matto? L'amministratore c'è evidenza a parte di strada per avere quest'atto di corruzione. Senti, lo pio giusto perché mi fa bene la cura di costituente. Eh? Bravo, tu sei un amico, così bisogna essere. Aiutiamoci, facilitamoci, sì, cevoliamoci. Cameramoci. Oh, giovanotti, ma che parlo giapponese? Qui non ci si può stare. E perché? Io ho permesso. Sì, ma non per sono qui, perché l'amministratore non vuole. Grazie per poter. Perciò basta con sta musica e fila. Buongiorno. Oh, avanti, che è che le parlo sta zitto? E come sei incantata la morte? Insomma, fai qualche maniera, ah! E se forse se mette quelle, signori, levate le lì, fai la mazzata, comodi! Che vedi che... Ho dato un ordine, deve essere rispettato da tutti. Vabbè, via, tu. Via, avanti, presto. Presto. Portiere. Perché? Portiere! Buongiorno, signor commendatore. Portiere, ma cos'è questo baccano? Ma io lo stavo dicendo, questo se mettono a stare un vero... Proprio davanti a questo palazzo se mettono a fare queste cose. Via quella schifenza, eh? Via quella schifenza, no, via! No, questa schifenza! Guarda, io neanche me ne raccolto, mi scusi. Ho già proibito di attaccare dei manifesti sui muri, e soprattutto questi manifesti. Va bene, signor amministratore, lei mi ha proibito tante di quelle cose che io faccio prima ricordarmi quelle che non mi ha proibito. Se quando torno lo trovo ancora, guai a voi, Vabbè. E niente pianine ambulanti. Vabbè, dico che fate male, sa, un po' di musica, c'è quel poveretto del signor Valentini che dice sempre io sono destinato a morire. Lui, per gli uomini come lui, morire non è un destino, è un dovere. Sì, lo so, ma dico che colpa c'ha se ancora è vivo. Ah, lo credo io. La colpa è di chi non pensa di sopprimere le persone inutili. La gente come lui bisognerebbe che fosse eliminata. Se comandassi io, non farei vivere nessuno oltre i 60 anni. E quelli grassi fino a 50. Guardi che io sono falso magro, sa. Augusto! Eh? Mi è sembrato che l'amministratore stava parlando di me. Che ti diceva? Ah, sì, mi diceva che gli augura di campare 100 anni. Quando mi sarò d'apposto, tutto va bene. Ma che fai, lo stacchi? Per forza, l'ha deciso quello, è proibito attaccare i manifesti. Certo che si era attaccato uno come quelli che gli piaceva a lui, caro mio. Attenzione, sa, perché si comincia sempre con la proibizione dell'attacco dei manifesti. A voglia di che io ragiono con la capoccia mia di villano. Io dico che per procedere da cristiani ce ne vorrebbero almeno due di manifesti. Sì, uno è qua meglio. E uno di là, uno di un colore e uno di un altro. E allora... Tu ci avresti sempre modo e maniera di appiccicarne uno là in mezzo che magari potrebbe risultare quello giusto. Ma quando di manifesti ce ne sta uno solo, sempre quello. E a un certo punto ti accorgi che la concezione del discorso fa a cazzotti con quello che tu c'hai sulla capoccia. Allora sì, che sto dolori. Insomma, tu vorresti significare che... Ma hai detto? Io non ho capito. Vabbè. No, vabbè. Ma io mi capisco da me. Beh, beato te. Ti saluto. Ma come hai fatto? Che ne so. A che pensavi? Non lo sapete a che pensavo. Sì, ma ci pensi troppo. Che sei venuto a fare così? Ero venuto per... Ecco qui, questi sono i soldi che vi dicevo. 72.000 lire. Ah, 72.000 lire, quelli della Lambretta. Peccato che non te dovevi fare la Topolino, avevamo risolto il problema. Però vorrei che lei non lo sapesse, altrimenti non li accetta e mi dispiacerebbe. Sta tranquillo che le donne quando gli si danno i quattrini li prendono sempre. E poi troverò una scusa io, non ti preoccupare. Ma cammina, quanto sei ragazzino. No, 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 lì no. No. Io lo metterei qui il ritratto della zia. Ecco la colazione, signora. Grazie. Sì, qui. Mettilo dove vuoi. Sì. Scusi, signora, ma i chiodi sulle pareti non si possono mettere perché si rovinano i muri. E ci sarà? Oh, deve stare per me, non si preoccupi. Scusi. Io credo sarebbe bene far sapere alla nostra cameriera che in fondo i padroni siamo noi. Ah, certo.
Non bisogna avere suggestione di lei. Lei è una nostra dipendente. Oddio mio, cosa hai fatto? Ma non potevi stare attento. Adesso chi la sente? Non l'ho fatta apposta. Presto, bisogna andare a ripetere da mezzo. Non se ne deve accorgere. No, no. Così, bravo. E i soldi dell'anticipo te l'hanno dati? Sì, mi hanno dato 180.000 lire. 180.000 lire, va bene. Guarda, queste sono 72.000 lire e 180 fanno 252. No, Agustin, non voglio assolutamente che tu ti sacrifichi. Ma a chi si sacrifica? Non sono mica mia. E chi me le dà 72.000 lire per la vita mia? Questo è un prestito che mi ha fatto un amico mio, sai, quel Tonino, quello che sta giù in guardiola da me. Che si ridanno, che male c'è. Allora, se è così, io ti ringrazio infinitamente. Ma per carità. E questi che sono? Dicono che senza i gatti non possono vivere. Va bene, ma quattro? No, sette. Ah. Tre stanno in cucina. Pure, ma come hanno fatto a farli passare? Io non me ne sono accorto. Ma in una cesta. Poi che significa sta affare? Gli avevamo detto, i cani si possono tenere in casa. Sì, ma di gatti non ne avevamo parlato. E che c'entra? No? Non abbiamo parlato neanche delle altre bestie. Allora sarebbe da ridere, uno entra nel bagno e trova un cavallo che si sta facendo la doccia. Però è buona gente. Sì, vabbè, insomma è buona gente. Beh, adesso facciamo una cosa. Porta questa roba. Perché? Perché devi andare ad Alloni a portargli i soldi. Leva del sinalino. Avanti. Vai lì, gli dici buongiorno signor Talloni, ecco 252.000 lire, il resto glielo darò il mese prossimo. E tu credi che li accetterà? Per forza, se non è proprio un mascalzone. Io vado su in terrazza, poi ci rivediamo giù in guardiola. Avanti, non aver paura, vedrai andrà tutto bene. Coraggio. Cavaliere, viva! Ma questa non è la solita serratura, no? L'ho cambiata ieri. È già apposta, se ti vuole pure nuovo. È una serratura americana. Ah, sì? Brevetto tedesco. Ah, l'ho fatta venire dalla Svizzera. È la migliore. Io credo, per aprire una serratura così ci vuole un ladro internazionale. Caro mio, oggigiorno no, ci sono tanti ladri in giro che rubano anche le casseforte delle banche. Ma lei crede davvero che io possa disporre di tutto come voglio? La legge mi autorizzava ad agire e io ho agito, naturalmente nell'interesse dei condomini. Io vorrei che tutti fossero convinti che io agisco, e intendo per l'avvenire di agire, sempre per il bene della comunità. Se non ci fossi io, questo palazzo andrebbe a rotoli. Ma in fin dei conti, lei poi che cosa va cercando? Lei ha una casa le cui spese sono superiori alle sue forze. La vende e se ne compri una più piccola. Ma io non posso, non voglio venderla. Beh, non è mica complicata, si capisce, era soltanto un consiglio. Eppure se lei volesse veramente aiutarmi, il modo ce l'avrebbe. I soldi che le ho portato le dimostrano la mia buona volontà. Mi dispiace, ma i debiti si pagano per intero. Questa è un'amministrazione, non un istituto di beneficenza. Non importa, grazie lo stesso. Ma le pare. Rifletta piuttosto sul consiglio che le ho dato. Ti ha visto? No. Meglio così. Ascolta bene. Ciao, Augusto. No, è in terrazzo. S'accomodi, signorina, s'accomodi. Non importa. Io volevo solamente dirle, signor Tonino, che lei è stato molto buono con me. Io? Sì, ma tutto quello che avete fatto non è servito a niente. Beh, per carità, quando un piacere si può fare. Beh, dica così ad Augusto che il dottor Tonino non ha accettato. Ecco, si riprende pure i soldi. Non mi servono. Ma davvero non gli servono? No, potranno essere più utili a lei. Certo, i soldi non bastano mai. Io non li ho toccati. Ma se lei poi si trova in imbarazzo... Lei è davvero molto buono, signor Tonino. Grazie, arrivederci. Prego, signorina, arrivederci. E quest'altra storia di vostra accostata, cos'è? Oggi c'è il sole e il sole rovina tutti i mobili. E noi dobbiamo stare tutti i giorni così. Questa mattina le ha tenute aperte. E già, la mattina ce l'ha spalancate per far entrare l'aria e mi fa morire dal freddo. Poi le chiude per non far entrare il sole. Brontolamino, e raccogli subito quel pezzo di carta. Tu butti la carta per terra e poi lei rimprovera me. E adesso cosa fai? Fumo, mi faccio una fumata. L'ha proibito? No, non l'ha proibito. L'ha chiesto, per cortesia. Pazienza. Capisco che quando si è vecchio si ritorna ad essere bambini. Ma tutto avrei potuto immaginare, tranne di dovermi richiudere nel bagno e fumarmi una sigaretta di nascosto, come quando andavo a scuola. Pazza, pazza. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei parlare con la padrona. Dica pure, sono io. No, con la padrona dell'appartamento, la signorina. Ah, la cameriera. Veramente è uscita senza dirmi niente, ma speriamo che torni presto. Prego, si accomodi. Grazie. Ma
tutti gli inquilini l'hanno avuto questo avviso di convocazione? Sì, gliel'ho consegnato io, già sono 4 giorni, a ognuno personalmente. Però la situazione di Anna Maria è un po' critica. Oddio, per me non importa, perché a me anche se mi cacciano via io un'altra portineria la trovo. Poi anche se rimango disoccupato sono scritto al sindacato, dico. Ma la ragazza poverina, che non ha nessun appoggio. E poi ha litigato pure col fidanzato. Gli hanno offerto 3 milioni dell'appartamento, lo sa? Ma è ridicolo, vale molto di più. Io gliel'ho detto, vale perlomeno 6 milioni. Poi quello è ritornato lo stesso alla carica, ieri gli ha offerto 3,5 milioni. Lei ha detto di no, ma sa come succede? Quando uno se la passa male, poi finisce per cedere. Che poi gli si zumbrano tutti addosso come gatti arrabbiati. Avvocato, caffè. Grazie, cara. Caffè, Augusto? Grazie. Proibito dall'amministratore accettare caffè. Certo, però io vorrei sapere come fa certa gente a conoscere le condizioni di quella ragazza. Beh, qui bisogna a qualunque costo far venire tutti gli inquilini a questa riunione. Sì, sì, beh, per forza. Lei ci va, sì. Sì, io domani sera ci vado. Se ci sono anche gli altri, bene. Se no, speriamo, non c'è rimedio. Speriamo che ci siano tutti. Buona sorbita di caffè. Grazie. Noi altri soltanto manci siamo autorizzati a ricevere. Buon Natale. Addio. Dico, scusate, certo, l'abitudine. Hai capito? Senti, capito, fatti vedere, magari ci facciamo una partita. Va bene, mi raccomando, di quello che ti ho detto che resta tra di noi. Ma si capisce, io con chi parlo? Io qua sto, caro mio, questa è la mia casa. È la mia... Beh? Oh, mamma mia, che pizza. Non mi toccare. No, dico... Portiere, non mi toccare. Fammi di vedere. Dai, ma non sai parlare senza toccare. Ma dimmi un po' una cosa, ma che ti è morto qualche parente ricco? No, no, a me non mi capitano queste fortune, no. Allora... E allora che? Hai rubato. Hai rubato, ecco, vado come parlo perché io non rubo, hai capito? Io queste cose non le faccio, ho per bacco. Senti una cosa. Non mi toccare, portiere, ecco. Senti, la vuoi finire con sto portiere? Io dico avanzo di galera. Io avanzo di galera. Tu in galera ci sei stato così per studiare l'ambiente. Io fu un deplorevole e fatale antipatico errore giudiziario, lo sapevo. Lo sappiamo, sì. E ti dico, anzi, che anche in galera si fanno delle conoscenze che uno può sapere. Hai visto questa persona che è uscita? Sì, l'ho vista. Questo appunto, è un mio amico. Presente, già, è il tuo amico. Sai come si chiama? Là? No, non lo so. Si chiama Siringa. L'hai conosciuto là. Durante il deplorevole antipatico errore giudiziario. Dimmi un po', che cosa c'entra che quello viene della guardiola mia, quest'altro avanzo di galera? Guardami negli occhi quando. Io ti guardo negli occhi, non ho paura. Me parla. Quello vuole Giudì, parla. Quello vuole comprare, quello si vuole comprare l'appartamento di Anna Maria, hai capito? Quello lì, quel morto di fame, c'hai i soldi per comprare l'appartamento di Anna Maria. Quello non tiene una lira, è come me, hai capito? Scusa, ma tutti i portieri. Oh, dove vai? Hanno ordinato il latte, io ho pregato il lattaio di andare a me così. Ma chi l'ha ordinato? Allora, scusa, devi vederla. Anna Maria? Sì. Sì, tu vai giù e porti la bottiglia, quella non si è calmata, ma è si buono. Sono 4 giorni che non la vedo. E vabbè, la vedrai. Oh. Dunque, mi dicevi, se questo tuo amico, questo Siringa, non c'ha una lira, chi glieli dai 3,5 milioni per comprare l'appartamento? Ingenuità di portiere. E che interessa a lui? Allora... Interessa a Talloni, al dentista. All'amministratore. Già, è lui che si serve di Siringa, il mio amico, come prestanome. Carlo. Anna Maria. No, Carlo, no, non me ne vado finché non mi lasci parlare. Io ne non ho fatto in niente. Un altro momento, te lo giuro, Anna Maria. Carlo, non puoi stare qui, vai via, sì, buono. Ma chi è quello lì? Carlo. Ma che Carlo è Carlo? Lasciami andare. Cos'è? La nostra cameriera, abbracciato con il giovanotto. Oh. Adesso ho capito perché hai lasciato il lavoro, perché facevi di tutto per non vedermi. Ma tu pensi che io... Penso a quello che avrei dovuto pensare prima, se fossi stato meno ingenuo. Carlo. Augusto. Bell'amico che siete. Perché? Che ti è successo? Per questo non volevate mandarmi su, sapevate che c'era qualcuno in casa. Ma figlietto mio, quella doveva guadagnare qualche soldo, quindi in qualche maniera si deve arrangiare. E l'ha trovato una cosa decorosa? Ah, non te ci riscaldare, del resto l'ha fatto sempre. L'ha fatto sempre? Beh, certo, avrebbe preferito che tu non lo sapessi. Lo credo, ma per fortuna l'ho saputo. Tutto è finito ora. Ma io capisco che ci trovate strano come una che fa la cameriera. I giovanotti d'oggi giorno. Professore, buongiorno. Ah, buongiorno, Augusto. Questa sera c'è la riunione dei condomini, è una cosa importante, lei dovrebbe essere presente. Mi dispiace, non posso. Parto stasera per Ascoli. Ascoli Piceno? Altra conferenza? Altra conferenza, proprio. Anzi, a proposito, quando ritorno dobbiamo guardare insieme l'orario ferroviario. Dica un po', professore, se lei non fosse chiamato proprio ad Ascoli Piceno dalla conferenza, dico, potrebbe venire questa sera? Perché no? Ma non posso. Arrivederci, Augusto. Buongiorno, professore. Cosa le provocava uno sciopero ferrotranviario, quello stasera non parte, eh?
tagliando le unghie ai gatti. Lo farà per impedire che graffino i mobili, però sarebbe bene dirle che noi non le permettiamo. Certo, certo, altrimenti finirà col tagliare anche le mie. Lei ha la ragione di curare così la sua casa, ma io certe imposizioni non le sopporto. Ora la chiamo e glielo dico. Anna Maria! Anna Maria! O lei cambia o noi cerchiamo un'altra casa. Ma se abbiamo appena pagato 3 mesi anticipati? E tu credi che possa andare avanti 3 mesi così? Io voglio la mia tranquillità. E va bene, e allora diglielo. Certo, lo dico. Desidera? Cara, che cosa le succede? Venga, venga, si metta a sedere qui, qui, su. Brava, sì. E tu non stare così rimbambolato. Va a prendere un bicchiere. Sì, sì, va, va, va. Salve, ragioniere. Volevo ricordarle che stasera c'è la riunione dei condomini. Dai, Augusto, finché terranno le riunioni di sabato sera, a me non mi ci vedranno mai. Io me ne vado all'Eldorado. C'è una riunione di ballerine francesi. Beh, io ho fatto il mio dovere. Buon divertimento, ragioniere. Grazie. I miei ossequi, contessa. Augusto? Volevo ricordarla che questa sera c'è l'assemblea generale dei condomini. Per carità, io devo andare a Palazzo Drago. C'è la finale del torneo di canasta. Sì, non lo sapevo. Ah, a proposito, guarda che domani sera io ho invitato il principe Durtis e altri amici per una canasta in casa mia. Quando vengono, sì, molto gentili, accompagnali su. È gente alla quale tengo molto. Buonasera. Io intendevo dire che quella la cameriera l'ha fatta sempre. Ma allora, quello che stava su? Certo, ma quello è l'inquilino, va, mettete in macchina e non si muove. Che stasera devi stare a mia disposizione. Avvocato. Caro. Senta, avvocato. Ma lei ci va alla riunione? Certo, sì, che ci vado. Ecco. E qui tutto bene? Tutto, sia tranquillo che verranno tutti su ad ogni costo. Però lei non faccia cominciare prima che non arrivino gli altri. Farò del mio meglio. Cioè, ma tranquilli, sa, la chiacchiera di vita, la cosa, chiacchiera, tanto lei come avvocato. Ah. Molto cara signorina Lulu Vecchia. Buonasera, signorina. Buonasera, Augusto. Chi è qui? Un vostro amico? No, è un nuovo inquilino. Non l'ho mai visto. Sì, perché viaggia continuamente, sa, è campione di lotta libera. E allora è arrivato stasera perché c'è la riunione dei condomini. Ah, stasera c'è la riunione dei condomini? Augusto, alle 20:15 hai detto il treno? 20:15, 8:15, professore. Benissimo. Buon viaggio. Quasi quasi vado anch'io alla riunione stasera. Ecco, perché non ci va subito? Che aspetta? Beh, no, prima vado a prendere una pizza. Va bene. Ah, proprio a te. Aspettami in guardiola, che stasera ho bisogno pure di te. No, non salgo, vado a telefono, aspetta. Mancano ancora 10 minuti all'inizio della seduta. Potremmo anche cominciare subito, perché come al solito saremo soli. Ma voglio che tutto sia regolare, quindi aspetteremo. Giustissimo. Quali sono i provvedimenti da prendere? Oh, nulla è mutato dalla volta scorsa. In più propongo il licenziamento del portiere per scarso senso di disciplina. Parlo col cavaliere Terzetti? Augusto, il portiere. Scusi tanto, cavalieri, ma è proprio sicuro di non aver lasciato aperta la porta di casa? Ma certo che ho capito. È un rumore sospetto. E non potevo andare a vedere. Ha trovato la porta aperta? Vengo subito! Che succede, cavalieri? Beh, visto che sono le 8 precise e che anche l'avvocato Sassi ci ha voluto onorare della sua presenza, io penso che si può senz'altro incominciare. Ah, senta, dottore, io ho incontrato il signor Turri, mi ha detto che lui certamente sarebbe venuto. Perciò si può aspettare qualche minuto, no? Certo, per qualche minuto le cose non cambiano. Tra poco verranno qui tutti gli inquilini. Sì. Saranno infuriati. Ma tu non mi devi difendere. Anzi, devi parlare male di me. Sì. Augusto, ma scusa se te lo dico. Non mi fa perdere tempo. Io ho sempre parlato male. Bravo. Di te. Dunque, a tu ha parlato male di me? Poi faremo i conti dopo. Quando vuoi, quando vuoi. Dunque, senti, io devo andare ancora in qualche posto, ma tu di' a tutti che sono su dal commendator Talloni. Stai tranquillo. Ecco. E se dovessi tardare,
Magari di me, vai su te. Che lui c'entro io? Traccheggi un po'. Che è sto traccheggi? Non... Traccheggi, fai perdere tempo, capisci? Te fai levandente magari. Ah, che... no, piensa, ma io ho le lenti 9-9, ci ammastico anche gli scogli. Beh, con un dente di meno invece di masticare gli scogli potrei masticare un po' di reno, erba di mare. Un po' di erba di mare. Poi e te faremo i conti che parlavi male, capito? Ah, sì, quando vuoi. Ah, sì, allora pure subito, te voglio l'anticipo. Levo il cappello. Facciamo presto. Chi c'è dentro, Anna Maria? Ma che Anna Maria, sì. Ecco, vedi, mo cominciano i guai. Perde il treno, sto disgraziato. Augusto! Ah, Augusto! Dov'è Augusto? Perché che ha fatto? Ma come che ha fatto? Ma l'ultimo treno alle 19.40, lui mi ha detto alle 20.15. La mia conferenza di domani mattina è andata a monte. L'ha fatta apposta. L'ha fatta apposta. Come... Stai zitto. Che fa sempre di questi scherzi. Ha scherzato. Fa lo spiritoso con gli infiniti. Lui sta sopra, sì. Sta al terzo piano con l'amministratore. Ci va. Certo che ci vado e mi farò sentire. Commetterti scherzi non si debbono fare. Lo farò licenziare. Bravo, bravo. Guarda che... Stai zitto. Mi raccomando, eh. Anna Maria, un momento. Dimenticavo queste. Grazie. Ecco, mi sta bene. Vada. Veramente io ero venuto solo per cercare Augusto. Ma forse è lui, hanno suonato alla porta. Buonasera. Sono le 8:15. Io dichiaro aperta senz'altro la seduta. Guardi che io faccio le 8:10. Il mio orologio è preciso. Anche il mio. Signorina, ha l'ora esatta? No, io non ho l'orologio. Che comodo. Grazie. Ma credo siano le 8:05. Ma non siamo mica tutti, vero? No. Ma verranno sicuramente. Comunque noi fra 5 minuti cominceremo, no? Va bene. Aspettiamo altri 5 minuti. Mettere un momento di amore. Sì, una cosa importantissima. E mi viene a seccare l'anima proprio. No, ma si tratta della signorina Luisa. Ma fa proprio sulle ginocchia. Usciamo, io penso. Sì. Gli è morta la cosa. Dunque, ragionate, ho parlato alla signorina del conto in banca, alla signorina Luisa, lo vuol fare. Ma non è per questo che sono venuto per un'altra cosa, perché stasera è successo un affare importante. Stavo giù in guardiola, c'era una fotografia sua che ha lasciato poco tempo fa. Sì, una fotografia. Appena la signorina ha visto la fotografia, dice che bel tipo, che bel giovanotto, che bei baffi, che fascino, che cosa. Io gli ho detto che era lei, sì, ha preso la fotografia, poi è andata sulle riunioni dei condomini. Che è stato... Me lo potevi dire che ci andava pure lei? Lo sapevo, ma adesso sta tutti là. Comunque ci posso fare una scappata. È a posto. L'appartamento è in ordine, dunque. Però Augusto ha perduto la scommessa. Scommessa? Aveva scommesso con il portiere all'angolo che mi avrebbe fatto venire un accidente. Un accidente a me? Un colpo secco. Perciò mi ha telefonato. Vedi l'accidente? Calma, per carità, che quello vince, sa? Ma lui non è un portiere, è un delinquente. È un portiere delinquente. E questo stanno discutendo sopra al terzo piano con l'amministratore se deve restare o no. Io sono qui perché forse io lo sostituisco. E dove sono? Sopra, al terzo piano. Ci vado anch'io. Ecco. Ci vado subito! Ma calma, che quello vince! Calma! Non ti muovi che vengo subito, eh? Se permette lo vado a annunciare. No, mi annunciato mica. Ma non si può! Ma chi lo dice? Io! No, ma tu sei un cameriere, io sono portiere, guarda il grado, giovanotto! Oh, signor mio, adesso faccio proprio tutta la finellata pulita. Contessa, scusi. Oh, Augusto, caro. Contessa, dovrebbe venire subito a casa. Ma sei pazzo? Ma io ho preso adesso un posto che devo fare una di quelle partite. Ma è arrivato quel suo amico, il principe, con gli altri suoi amici, dice che sono stati invitati questa sera da lei. Ma l'hai fatti salire? Non potevo perché il cameriere è uscito, la porta era chiusa, l'ho fatti accomodare in guardiola. In guardiola? Sì, ho detto adesso la contessa tornerà subito, io sono voluta dal vecchio. Ma li avevo invitati per domani sera. Ma loro dicevano questa sera. Perdonatemi, ma come faccio così imbarazzato?
imbarazzante. Come se vuole io dirò che non l'ho trovata. Ah no, è gente alla quale tengo molto. Allora avanti. E allora venga via. Buonasera, tanto. Ma chi sta il taxi, signora, che c'è la macchina? La macchina? No, qui ci metto io perché sono grasso, per carità. Guardi, si accomodi dietro. C'è un bel posticino per lei, si accomodi. Qui, sì, così. Su, per... Ecco così, qua. Su, via! Terzo piano, dottor Talloni, dica che ti fa male un dente pure non. Senti, per me l'unico medico è un bicchiere dell'ovino, ma stavolta mi fa un piacere a voi. È una buona azione. Il mio orologio segna le 8:25. Non ho mai avuto la casa tanto affollata. Ormai, orario non orario, si comincia. E chi sarà ancora? Ma Augusto, il portiere, dove? Sei lei un dentista? Sì, sono il dottor Talloni, che vuoi? Io niente, ma c'ho un dente che c'ha proprio bisogno di te, qui, dentro la bocca. Mi dispiace, ma quest'ora non ricevo, torni domani. No, perché un dente non mi fa male oggi, subito, istantaneo. Allora andate da un altro. Ah, no, mi dispiace, o te o nessuno. Insomma, come le devo dire che io adesso non mi posso occupare dei suoi denti? A me fa niente, basta che stai qui con me, facciamo quattro chiacchiere, serve per ammazzare il tempo, no? Cosa? Sì, perché almeno io non sto in pericolo. Insomma, le fa male o non le fa male? Un dolore acutissimo che mi piglia tutta la canassa e mi va a rispondere sulla rodella dello ginocchio. Contessa, siamo arrivati, prego. Ai. Non ci stava comodi, vero? Certo. Il principe, dov'è il principe? Il principe con i suoi amici, non so, staranno su dal commendator Talloni. Ma sto Talloni? Perché? Sì. Ma siccome è passato, si vede, si conoscono, cominciano a parlare, forse saranno a far canasta, non lo so. Vediamo. Si metta giù. Ma no, prima poi? Insomma, qual è il dente che gli fa male? Ma uno qualunque, fa un po' tu. Ma come fai un po' tu? Me lo dica lei qual è il dente che gli fa male. No, perché certe volte mi piglia tutto un dolore qui, certe volte mi piglia tutto da qua, certe volte mi piglia tutto là mezzo occhi, naso e frontone. Ma insomma, non vorrà mica che glieli tolga tutti. Ma che tutti? Niente, ma uno, no? Scherziamo. Non ho nessuna voglia di scherzare. Il principe? Dov'è il principe? Insomma, sono impazziti tutti questa sera. Ma posso c'è gambe, signor Valentini? Vogliono abbattere questi due alberi qui e metterci un distributore di benzina. Se l'immagina lei che succede dopo quando si fermano le macchine che ripartono. Ecco perché stasera c'è la riunione. Ma sono matti. Sono, ma dove si fa questa riunione? Su dal commendator Talloni. Gli alberi non si toccano. Appunto, lo dico io. Ecco. Lo dico io. Bravo, signor Valentini. So che avete molto ammirato la mia foto. Quale foto? Quella che avete veduto in portineria. E quello eravate voi? Modestamente. Dov'è? Signor Talloni! Dov'è? Io vi dico che gli alberi non si toccano! Dov'è questo signor Talloni? È un sopruso approfittarsi così di un povero ammalato! Ma io mi difenderò come un leone! Gli alberi non si toccano! Allora decidetevi, è questo o questo? Che pregio c'hai? A cacciarlo viene sempre a tempo, perché potrebbe anche essere che lo dolore proviene tutto da un'altra parte. Ma... intanto dimmi una mezz'oretta osservazione. Che? Studiami, vediamo che piega via. Lo ragiono bene? Fuori! Fuori, prima che prendo la pazienza, lo vedo da restare! I dottori non vedono mai l'ora che c'è i denti, eh! Fuori! Non si sente niente. Poi mi sono scordato pure gli occhiali. Che c'entrano gli occhiali? Io con gli occhiali mi sento meglio, capisci? Come andate? Ah, trattamento d'amico, è stato delicatissimo, roba un bel dolore a rivederlo. Aspetta, metti un guardiola, vai, cammina. Signori, prendano posto, la seduta è aperta. Il primo argomento riguarda la controversia tra il condominio e la signora. Controversia che secondo il dottor Talloni dovrebbe risolversi per via legale. Ma la legge deve essere un'arma di difesa, non di offesa. Prima di ricorrere ad una legge bisognerebbe esaminare la propria coscienza, il che non è stato fatto nei riguardi della signorina Ferrini. Se mi concedete qualche minuto di attenzione, io vi racconterò come questa brava ragazza si è venuta a trovare in questa situazione. In poche parole, io volevo... ecco, signori, io ho finito. E allora, visto che l'avvocato ha finito, possiamo passare senz'altro alla votazione. Io credo che sarebbe meglio occuparci prima del caso portiere. Tutti i condomini hanno qualcosa contro di lui. Ha mancato, quindi deve essere punito. Io stavo minchia, il torneo di calata. No, ma io non nato lì. Io capisco l'altro, ma lui... trascinato! Benissimo, signori. L'argomento era già all'ordine del giorno. Allora propongo il licenziamento in tronco del portiere. Chi è favorevole, alzi la mano. Perfetto! Ah, mi sembra che siamo tutti d'accordo. Ah, come vedete, anch'io sono perfettamente d'accordo sul licenziamento di Augusto. Ma che, gli avete fatto qualche cosa? Non possiamo prendere un provvedimento così importante senza prima sentire... Basta affidare all'avvocato. Licenziamolo pure, ma prima lasciamolo giustificare.
carcere. In qualsiasi tribunale si domanda sempre all'imputato se è innocente o colpevole. Ma certo, mandatelo a chiamare. Voglio vedere come si giustificherà. È inutile che mi mandate a chiamare, perché io sono qui. E non ho nessuna intenzione di giustificare. Allora voi vi ritenete colpevole? Io non lo so se sono colpevole. Se sono colpevole mi condannate. Insomma, dico, mi cacciate via. Posso perdere pure il posto, non mi importa. Però voglio dirvi che quello che l'ho fatto apposta. Ma nell'interesse di tutti. Al nostro interesse sappiamo pensarci da noi. E voi siete buoni soltanto a lamentare, per avere giù in portineria e il gettone dell'ascensore, il pianto della trifase, l'orario delle fontane, non si può cantare, non si può suonare, non si può respirare. E invece dovreste prenderla con l'amministratore, non con me. Perché è tutto lui che fa. E le persone bisogna giudicarle dopo, perché a prima vista fanno un effetto, poi quando uno le va a spogliare c'è sempre qualcosa che non va. Ecco perché le cose in questo palazzo non funzionano, diciamo così, in un modo generale. Non spetta a te stabilire il modo con cui dobbiamo comportarci. Proprio lei mi viene a fare questo discorso a me, lei che prima delle ultime elezioni mi diceva, caro Augusto, i cosi, là come si chiamano, gli assenteisti bisognerebbe metterli al muro. Ma questa è una riunione di condominio, cosa c'entra la politica? Giura che non c'entra, perché se c'entrava... Sa dove mandava a finire lei? In Siberia. Oh, anche peggio di questi tempi, con i processi che fanno oggi. Comunque, visto che per fortuna una volta tanto ci siamo tutti, lasciamo che Augusto parli chiaramente, poi vedremo. Grazie, avvocato. Ah, finalmente mi posso sfogare. Dunque, statemi tutti a sentire. 30, 40, 41, 42, maledizione, me ne mancano 30. Ma Torino mio, perché sei preoccupato? È preoccupato, è che io questa volta io vorrei fare la persona per bene, gliela vorrei restituire. Ecco. Beh, come è andata? Male, perché io non ci rimetto un dente, e a gusto vedrai che lo licenziano. Ecco. Senti, se lo licenziano, io come portiere qui non ci resto. Questo amministratore mi ha antipatico, proprio non mi piace come camminatura. Vabbè, ma Anna Maria, quella storia di Anna Maria... Ma che è sta storia di sta ragazza, di sto pasticcio? Non ho capito niente. È una storia molto grave, ci vorrebbero 70.000 lire. Io 42 gliele ho rimediate e gliele do, ma qui ce ne mancano 30, ci vorrebbe un altro. Beh, trovatelo in alto e state a posto, no? Ma voi, voi... Ah, no, no, non voglio che c'entro, no? Mamma mia, ma è un atto di generosità, è un atto di cuore, che roba è questa? E poi, sono io garante, tu le presti a me, io te le restituisco a 10.000 lire al mese, è tanto facile, è un affare. No, è un affare perché uno si guadagna il paradiso, come si dice, ma no, è tanto, è legato, tanto che tiri. È legato. Ecco come stanno le cose. Adesso voi potete regolarvi come volete, ma ricordatevi di una cosa... che bisogna essere sempre presenti alle riunioni e stare al corrente di quello che succede, perché se no, sapete, quello là fa come gli pare e finisce e poi ci fa il dittatore. Giustissimo, noi vogliamo uno che ci amministri, non uno che ci comandi. Insomma, basta! Io mi sono preoccupato rigorosamente solo del bene della comunità. No, lei, come tutti i prepotenti, ha fatto sempre i fattacci suoi, ecco perché si è messo d'accordo con Siringa. Cosa c'entra Siringa? Siringa non è quella che ci si fa l'iniezione, Siringa è un avanzo di galera e lui lo conosce bene perché ci si è messo d'accordo per togliere l'appartamento a questa poveretta per 4 soldi. Ma questa è una calunnia, io vi denuncerò. Me denuncia, che sono diventato un delinquente, me denuncia, sto prepotente, ma se ricordi che i prepotenti come lei prima o poi finiscono male. Bisogna vedere cosa ne pensano gli inquilini, avvocato. Io dico che prima di proseguire sarebbe opportuno che fosse espresso un voto di fiducia. Chi vota la fiducia nell'amministratore Talloni, alzi la mano. Bravo, avvocato. Bisogna vedere cosa ne pensano gli inquilini, avanti. Non si alza la mano, si alzerai tutto? Grazie. Caro dottore, a me mi dispiace, io avrei alzato la mano, anzi tutte e due, ma poi sa, com'è, uno dice che si approfitta dell'amministratore. Ecco. E adesso facciamo un bel brindisi. Sì, bene. No, però speriamo che venga via perché questi tappi sbrigliati, si ricorda pure che no. Si incassa. Insomma, stasera si vede che deve andare tutto bene. Prima... Permette, signora. Grazie. Ecco qui. E adesso all'avvocato. Tanto non sei di casa. No, cara, stavolta aspetti. Avvocato, fa bene a farsi rispettare. E adesso appena finite di pagare il debito, vi sposerete e noi dovremo cercarci un'altra casa. Che peccato. Si stava così bene qui e poi ci eravamo affezionati. Beh, ma la casa è molto grande e penso che ci si potrebbe stare benissimo tutti, no? Anche i gatti. Sì, anche i gatti. Sarò. Questo te l'ha mandato Nino. E che roba? E che ne sa, ci ha detto solo di consegnarla nelle tue proprie gentilissime mani. Ma chissà che... Oilà. Oh, mamma mia, che mi avrà combinato questo? Caro Augusto, per il buon nome del portierato nazionale restituisco ad Anna Maria le 72.000 lire.
Oh, Anna Maria. Ma questi sono... Ma che vai là da Tonino? A me non mi servivano più. Vabbè, ma che c'entra Tonino, scusa? Ma scusa, tu mi hai detto che me l'aveva prestati lui. Ma quello non c'ha mai una lira, le 72.000 lire sono de carro della Lambretta che doveva fare. E poi che quello che non mi riesce a capire come mai questo mi restituisce i soldi. Si è convertito, si vede che stasera deve andare tutto bene, che te devo dire. Dunque, come vedi, per farti fare buona figura rimango completamente al verde. Vabbè, fortuna che ho trovato nella tasca del tuo cappotto lire 2000. Poveraccio, non è finito. Ti ho procurato troppi guai, Augusto, perciò me ne vado e non mi vedrai mai più. Poveraccio, perché io i 2000... Perdonami, stasera fa freddo. Che c'è colpa lui? Perciò mi porto via anche il cappotto. Ricordami qualche volta. Ricordami qualche volta. Ma io l'ammazzo. No, dico...